Bruttissima disavventura per Maria Giovanna Maglie, che si trova ricoverata in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi 2 mesi. Ecco la ragione della mia latitanza, fate il tifo per me, scrive la giornalista in un post su Facebook. Poi è lei stessa a raccontare che cosa è successo al Corriere della Sera. Ero in TV la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica. A un certo punto mi si è come spenta la luce. È stato il momento più difficile della sua vita, racconta la Maglie. Il cuore stava per cedere e un intervento d'urgenza all'European Hospital di Roma le ha salvato la vita. Poi però si sono sommate delle complicazioni, una dopo l'altra, come una maledizione. Non sono in punto di morte, aggiunge ironica la giornalista. Per fortuna, continua la Maglie, sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis che mi ha operata. Sembrava tutto a posto, poi si è rotto lo sterno per ben 2 volte, quindi altre 2 operazioni. Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà del tempo. Continua Maria Giovanna Maglie, di certo appena uscirò dall'ospedale farò una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei Fiori guardando per aria con il mio compagno Carlo che mi sta sostenendo in modo incredibile. Il post dal letto di ospedale è stato seguito da decine di migliaia di messaggi, un riscontro del tutto inatteso che le ha dato grande conforto. Tra gli avversari che mi vogliono bene, dice la Maglie, Luca Telese e David Parenzo. Nell'intervista Maglie spiega anche che non è mai stato vero che si sarebbe dovuta candidare con il centrodestra alle elezioni politiche. Quello che fanno i deputati è benemerito, dice, ma poi ho capito che il Parlamento non fa per me. Ultime battute dedicate all'amata politica. Dice Maglie, io ho contestato il governo Draghi per tutto il suo mandato, criticando anche i partiti che ne componevano la maggioranza, Lega compresa, senza distinzione alcuna. Sostenere questo esecutivo tra Covid, obblighi vaccinali e crisi economica è stato un suicidio. Per questo il risultato alle urne non mi ha sorpreso per niente.